bella è che noi siamo, io, Gisella, Rina, Pina, Luigina, la signora Mimma e tutti gli altri che ci sono accodati dietro. Sono 10 anni che lavoriamo qua, 11 anni, veramente, che ci portiamo il cuore, tempo, ci mettiamo tanto impegno. Siamo 6 donne e poi sono aggregati altri che comunque nel percorso si sono aggregati. E questo mi fa piacere, ma non per me, per i miei operatori. Perché a San Severino poi alla fine capiscono che noi diamo amore a queste persone. E grazie a voi, grazie di tutto, veramente. La statale 107 bis sarebbe stata la casa famiglia e si sarebbe intrattenuta con loro, con la musica. Io sono rimasto un po' in sorpresa, perché che un gruppo abbia questa sensibilità ad andare a suonare in un ambiente particolare dove c'è del bisogno, del disagio, è un segno di sensibilità che non è facile ritrovare così tra la gente. E quindi sono rimasto colpito di questa cosa e mi sono sentito in dovere a venire in qualità di segno per testimoniare anche una sensibilità a mio studio e a mia sensibilità. Io sono contento, l'ho detto anche quando avete fatto la commedia, cioè dell'affetto che date a questa gente. Non è facile trovare, perché una cosa è un posto di lavoro e una cosa è lavorare in determinate situazioni. Qua non è si tratta di lavorare per avere uno stipendio, qua si tratta di lavorare per dare qualcosa agli altri ed è una cosa lodevole. E mi fa piacere che questa sensibilità venga trovata anche in altre persone che non lo fanno per lavoro, lo fanno per uno spirito di collaborazione, per una sensibilità che è spiccata e io vi devo ringraziare come primo cittadino, ma anche per voi. Sono 11 anni che conosco qui la casa famiglia, da quando è stata aperta, perché i primi che sono venuti sono venuti a Rita e Nino e siamo fatti la prima assemblea e sono molto contenta perché non ho mai visto una casa famiglia quando io ho girato come questa, quindi a tutti gli operatori che collaborano abbastanza, perciò la casa famiglia San Severino porta il nome per tutta la Calabria. Grazie. Sì, passano una giornata diversa, anche gli operatori passano una giornata diversa. E quindi questa cosa è stata la naturale prosecuzione, non c'è nessuna volontà di grandiosità. Penso che pensiamo che sia giusto che queste cose stiano nella quotidianità. Io ringrazio Lucio, fa piacere chiaramente le parole che sono state dette, fanno piacere, fa piacere anche la sua presenza. Ringrazio anche Tonino che il suo bel da fare con le comunicazioni virtuali. E quindi se ci è lecito facciamo un altro pezzo. Lei dice che cantare è nato la ricordo che sta in fondo a montagne di verità di cui non si sa più che cosa fare. There's nothing that you can do. Hey.
Italiano, mio, 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 mio,
che rocchedona. Benvenuti a tutti quanti, a tutti i lati della nave in mezzo al mare. Affilati. Dov'è? Yeah.